Benvenuto. Sei rifugiato in Italia e vorresti portare qui la tua famiglia? La procedura può essere lunga e questo video ti spiegherà tutti i passaggi. Posso ricongiungermi con i miei familiari? Sì, se sei titolare dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, permesso di soggiorno di 5 anni, puoi presentare domanda di ricongiungimento familiare. La legge italiana prevede alcune agevolazioni specifiche per te. Con quali familiari posso ricongiungermi in Italia? Tua moglie, tuo marito, solo se hanno più di 18 anni. Ci si può ricongiungere anche in caso di unione civile, avvenuta in Italia o all'estero. I tuoi figli minori o anche solo del tuo coniuge. In tutti i casi, legittimi, naturali, adottati, affidati, sottoposti a tutela o nati fuori dal matrimonio, ma solo se non sono coniugati. Se sei l'unico genitore a chiedere il ricongiungimento, è necessario il consenso dell'altro genitore. I tuoi figli maggiorenni solo se sono a tuo carico e non possono provvedere ai propri bisogni essenziali per documentati e gravi motivi di salute. I tuoi genitori con meno di 65 anni solo se sono a tuo carico e non hanno altri figli nel paese di origine o di provenienza. I tuoi genitori con più di 65 anni solo se sono a tuo carico, anche se hanno altri figli che però non riescono a sostenerli per documentati e gravi motivi di salute. Se sei minore non accompagnato, invece, ti puoi ricongiungere con i tuoi genitori a prescindere dalla loro età. Cosa mi serve? Per richiedere il ricongiungimento, devi avere il permesso di soggiorno, in corso di validità oppure in fase di rinnovo. Se sono disponibili, è anche utile avere il passaporto e/o il titolo di viaggio in corso di validità, una certificazione di rapporto di parentela, come ad esempio il certificato di matrimonio, l'atto di nascita, lo stato di famiglia, eccetera. Cosa non mi serve? Non sono necessari la disponibilità di un alloggio idoneo, un reddito annuo minimo, l'assicurazione sanitaria. Non è richiesto il passaporto del familiare con il quale ricongiungerti, ma se ne hai una copia, aggiungilo alla domanda. Qual è la procedura? Sarai pronto a fare arrivare i tuoi familiari quando avrai ottenuto il nulla osta. Per averlo, devi innanzitutto collegarti al sito nullaostalavoro.dlci.interno.it. Compila tutti i dati e invia i documenti richiesti all'indirizzo di posta elettronica indicato. Una volta compilata la domanda online, verrai convocato allo sportello unico dell'immigrazione della prefettura. Al momento dell'appuntamento ricordati di portare l'originale della ricevuta della marca da bollo, due marche da bollo di Euro 16, due fotocopie del tuo titolo di soggiorno, il tuo documento di identità più una fotocopia dei documenti dei familiari da ricongiungere, se disponibili, il certificato cumulativo di stato di famiglia e residenza. Lo sportello unico verifica la documentazione e ti consegna un documento di conferma. Entro 90 giorni riceverai il nulla osta. In caso di risposta negativa al nulla osta da parte dello sportello unico, hai diritto a presentare ricorso al tribunale della tua città. Cosa deve fare il mio familiare prima di poter partire? Il nulla osta sarà trasmesso dallo sportello unico agli uffici consolari italiani del paese in cui si trova il tuo familiare. Ottenuto il nulla osta, il tuo familiare deve andare in ambasciata per chiedere il visto d'ingresso e portare i documenti originali che certificano l'identità e la parentela. Deve anche avere un titolo di viaggio valido e i biglietti per raggiungere l'Italia. Se ti ricongiungi con tuo figlio minore e non ci sono documenti validi per stabilire il rapporto di parentela, potrebbe essere richiesto il test del DNA. Una volta ottenuto il visto, il tuo familiare è pronto per partire. Finalmente, vi potrete riabbracciare.